Gigi, ti dico la verità, prima della partita non avrei pensato che per un'ora, 50 minuti di Parma fosse così sul pezzo. È una frase che mi hanno usato sul futuro, avevi detto, però non la pronunzione, la pioggia. Non ci credevo tanto, invece di me. Ovviamente ringrazio perché, come hai detto te, quando si arriva dai festeggiamenti, o anche qualche, può essere anche naturale, è normale che cadi un po' di tensione. Invece ragazzi, sarei bravi, io ho parlato chiaro a loro in settimana, perché comunque è una prova importante e una maturità importante. Per quanto riguarda anche loro, sia come squadra, ma anche come singoli giocatori. Questo penso che sia una cosa giusta, ecco, per il calcio, perché comunque abbiamo il dovere di continuare a portare avanti quello che è stato l'inizio del campionato, ed era un peccato, sarebbe un peccato se non fosse così. Tu ieri hai detto, presentando questa partita, siamo ancora tutti in discussione. Lo hai detto per tenere alta la tensione o l'hai detto? Ho detto perché comunque quello io penso che sia anche comprensibile e normale, visto che io con la società non ho parlato, la società si è riservata di parlare alla fine, quindi penso che sia anche normale che siamo in discussione, ma nel senso propositivo della cosa, non nel senso negativo, cioè nel senso che dobbiamo dare una continuità a quello che stiamo facendo, visto che abbiamo le possibilità, e sarebbe peccato comunque non approfittare di questa opportunità, un'opportunità per tutti. È chiaro che nelle mie scelte magari qualcuno sarà contento, qualcuno non sarà contento, però è chiaro che risponde sempre il campo degli allenamenti, poi per essere poi messo nelle condizioni di poter giocare al meglio. Pretendo questo, ma lo pretendo per loro, per la loro crescita, ripeto, prima come squadra e poi anche individualmente. Dici, l'esclusione di Baraglia è frutto di quello che hai visto in settimana oppure magari anche delle condizioni del campo che non l'avrebbero probabilmente agevolato? No, io quello che vedo in settimana poi faccio delle scelte. È chiaro che Ives è un giocatore che sarebbe sempre che in campo ci dovrebbe sempre stare, però ho anche altrettanti giocatori bravi, e quindi la competizione che poi nasce penso che sia, come ho detto altre volte, una prova importante di alzare sempre comunque la possibilità di migliorarsi. Prima come squadra, sicuramente questa è una frase che ripeto perché da calciatore ho vissuto un'esperienza importante, proprio nelle condizioni dove potevo essere progressato, pretendevo molto da me perché comunque sono bagagli importanti che ti permettono nel proseguo di quello che è poi l'esperienza e il futuro del calciatore. Quindi è chiaro che Ives è un giocatore importante, ma è come gli altri, io faccio delle valutazioni in base a quello che vedo da allenamenti, poi faccio delle scelte, ma non soltanto quello che vedo da allenamenti, ma faccio delle valutazioni un po' più ampie, in base ai parametri, lo stato di forma di qualcuno, come si mette a disposizione della squadra, come si integra nel gioco e tanti altri parametri, che chiaramente lo stato di forma, tutte queste considerazioni qui le faccio il sabato sera, ecco, poi dopo metto giù la formazione. Sono valutazioni, ripeto, difficili quando si allenano tutti bene e le difficoltà ci sono. Rispetto a quelle che sono normalmente i preparativi, diciamo, la gara, quindi le decisioni che fanno il sabato e la domenica mattina, le condizioni del campo e la pioggia hanno cambiato magari quella che era un po' l'idea iniziale oppure No, assolutamente. Io ero partito con l'idea ieri sera, stanotte. In settimana avevo qualche punto, ecco, qualche punto fermo, però dopo, valutando quello che è stato il lavoro in settimana, valutando un po' anche quelle che è la squadra avversaria, ho messo in campo quella che ritenevo la squadra migliore per affrontare la Penna. Ti vorrei fare una domanda semplicissima. Quest'anno hai stravinto il campionato di quarta serie. Il prossimo anno, molto probabilmente, la società del Parma ti chiederà, se sarà ancora allenatore, di vincere il campionato di Lega Pro. Quindi, quanti innesti avrebbe bisogno di questo complesso? Ma vede, io non sto pensando a quello e non ci ho pensato ancora, nel senso che
aspetto di finire, la mia mente è concentrata su quello che è il finale, quello che è il finale di queste ultime due partite e poi quello che sarà lo scudetto. Io ho già detto alla squadra, non so se l'ha sentito, comunque in settimana ho parlato chiaro dicendo che noi abbiamo tre obiettivi. Il primo è quello di finire in maniera da tenere questo record, di battere due gol, cercando anche di prendere gol, invece purtroppo oggi siamo riusciti a prendere due gol. L'altro è mettere uno scudetto, un triangolo qui che visto che la calciata non ha mai vinto, invece di vincerlo comunque. L'ultimo obiettivo importante è quello di essere in discussione, perché comunque penso che la maggior parte dei ragazzi rimarranno, però siamo in discussione proprio per analizzare poi quando finirà lo scudetto, fare i calcoli se la società riterrà opportuna di continuare con me, di buttare giù. Quindi questa è un'ulteriore prova proprio per la valutazione poi finale di quello che sarà il prossimo anno. Ma io mi fermo lì, sono concentrato su quella che era la vena, adesso quella, la prossima partita che ci abbiamo domenica prossima è quella finale. E poi abbiamo le altre, non sbaglio, 3, 4, 5 partite che saranno. C'è un altro qui.